Oggi, 9 maggio 2012, ai microfoni di Radio Boe di Padova, abbiamo l'opportunità di intervistare Roberto Savio, fondatore, presidente emerito di Interpress Service, l'agenzia di stampa leader in tematiche come lo sviluppo, l'ambiente, i diritti umani, la società civile, nonché autore del libro I giornalisti che ribaltarono il mondo. Ne approfitteremo anche dopo per rivolgere qualche domanda alla professoressa Claudia Padovani, titolare del corso di comunicazione internazionale. Signor Savio, antes de todo, muchas gracias por su disponibilidad. Max Weber hablaba de la política como profesión, también en el sentido de política como vocación. ¿Se podría atribuir ese concepto también al periodismo? Lo que quiero decir es, hoy en día, ¿se encuentran todavía periodistas capaces de seguir sus pasiones sin ánimo de lucro, como hizo Interpress Service, y sobre todo capaces de promover la que usted llama en su libro otra información? Existen, pero el sistema de información cada día se está volviendo más en contra de este tipo de espacio, porque el fenómeno de la información actual pasa por tres factores. Uno, la consolidación de los medios de información, que se va reduciendo el número dramáticamente. Hace 10 años había 2.200 dueños de radios en Estados Unidos, en este momento hay 1.400. Y se sigue concentrando porque la información ya no es un negocio, y la medida en que se van concentrando estructuras que son administradas por la misma estructura central, se reducen costos y esto permite obviamente que los diarios se mantengan. Segundo fenómeno que hay es que esta concentración de medios lleva a una homogeneización de la información. Los diarios y la radio son siempre más parecidas, el lenguaje periodístico se va reduciendo, el tipo de información siempre más escueta y no tiene rostría. El tercer fenómeno es un fenómeno mucho más grave y es que se va reduciendo la capacidad de los medios de no ser solo parte de un sistema económico. Hoy un diario para vivir tiene que vender mucho más que antes. La publicidad, que es la parte real con la que funciona la información, se va retirando progresivamente del sistema de información y el sistema de información entra cada día más en crisis. Los jóvenes compran siempre los diarios porque son instrumentos viejos para gente de más de 40 años que no encuentran de ninguna manera los temas que interesan a la gente joven, que a través de internet se puede encontrar lo que le interesa en un menú personal hecho para el interés de cada uno. El resultado es que el periodismo se está volviendo siempre más una variable del sector comercial. El resultado, un periodista que hoy quiere hacer un trabajo periodístico comprometido se encuentra limitado por la transformación que está en el sistema de información. Gracias. Otra pregunta. Interpress Service ha sido definido como una voz original en el ruido mediático desde hace su creación hasta nuestros días. La fuerza de Interpress Service y de los periodistas que han trabajado con esa agencia estaba y están aún hoy en la capacidad de rebaltar el mundo, como muestra claramente la imagen en la copertina de su libro, símbolo de un cambiamiento radical en el panorama de la información y de la comunicación. Pero en 2012, ¿se puede afirmar que un renacimiento en la información se ha realizado de verdad? No, el renacimiento no se ha realizado. Se ha realizado el hecho que a través del esfuerzo de algunas personas, de lo cual interpretamos una parte, pero seguramente no la única, se ha mantenido un debate sobre la calidad del periodismo que sin este tipo de acción hubiera caído mucho más. Lo que yo creo es que se están creando, gracias a la comunicación, alianzas y grupos siempre más grandes de personas que tienen intereses fundamentales de temas globales que no están en la información actual. Y que este grupo está destinado a crecer siempre más, también porque no nos olvidemos que están llegando en el mundo 2.000 millones de personas más que en poco tiempo. Este nuevo mundo que se está creando va a crear un mercado por el cual un día la información va a tener que volver a tener espacios de análisis y de concientización que permitan que el ciudadano vuelva a ser protagonista de su destino, cosa que actualmente no es, porque la información lleva al ciudadano a saber escuchar siempre más
y a servirles siempre mejor. Bueno, muchas gracias y siquiera puede hacer un saludo por la Radio Bue de Padua. Doy un saludo con mucho placer y la Radio Bue de Padua es el clásico ejemplo del tipo de periodismo al cual tenemos que ir, en lo cual sistemas de base que permitan la integración de ciudadanos que tienen intereses comunes pueden tener espacio que no van a encontrar en el diario de la ciudad. Muchas gracias. Allora, ricollegandoci alle parole di Savio, colgo l'occasione per fare qualche domanda anche alla professoressa Padovani, docente del corso di laurea in strategia di comunicazione e titolare del corso di comunicazione internazionale. Roberto Savio ha spesso ribadito «We need better, no more information», ma dinanzi al bombardamento, alla profluvia di informazioni che ci vengono propinate quotidianamente, com'è possibile garantire e preservare la qualità dell'informazione oggi? Penso che in realtà la domanda è una domanda aperta da molto tempo, non è una questione di oggi, è una questione che credo si sia posta anche in tempi passati. In tempi passati forse c'era un'idea più chiara di quali fossero i limiti, i vincoli e le diseguaglianze, no? E quindi anche rispetto all'esperienza di Savio, di PS, l'aver voluto costruire l'idea stessa, un progetto e poi delle realtà concrete per un nuovo ordine dell'informazione era perché c'era un'idea molto chiara di dove mancava informazione, che tipo di informazione mancava, quali fossero i soggetti senza voce. La questione si ripropone oggi in termini di quale migliore informazione, perché effettivamente noi abbiamo a disposizione molti più strumenti, molti più canali, molte più opportunità anche per esprimere la nostra voce. Chiaramente l'intervento e la diffusione delle nuove tecnologie offre delle grandi opportunità. Quello che poi si vede in realtà nel modo in cui queste opportunità vengono colte è che alcuni di quelli che erano i vincoli e i blocchi ancora 10 anni fa, 20 anni fa, ma anche ancora negli anni 70, cioè questa tendenza verso la concentrazione dell'informazione la si sta verificando anche per quanto riguarda invece le reti informative che usano, sfruttano magari in maniera molto efficace le nuove tecnologie. E quindi effettivamente non sempre avere molti canali vuol dire dare spazio a molte voci diverse, no? C'è una tendenza comunque a fare riferimento alle stesse agenzie stampa, alle stesse fonti. Savio stesso a lezione anche raccontava di come in realtà le fonti che forniscono le immagini ai vari telegiornali si siano ridotte nell'arco di 10 anni, no? E quindi tutti i telegiornali del mondo mostrano immagini che provengono essenzialmente da 2 agenzie. Quindi questo diventa un problema anche nell'epoca in cui invece l'informazione è onnipresente e molto diffusa. Per quanto riguarda l'argomento specifico di cui noi ci siamo occupati, che a me sta a cuore, che è quello che riguarda l'informazione e le donne, però devo dire invece io vorrei segnalare che l'ampliarsi delle opportunità, quindi anche dei canali dell'informazione disponibile, offre se non altro a chi ha voglia e a chi va a fare un po' di ricerca di avere effettivamente molte più opportunità anche per trovare better information. E da questo punto di vista anche in questo caso un po' c'è un legame con la storia di IPS, no? Molte delle iniziative internazionali in giro per il mondo che vanno dai Caraibi all'America Latina, al Sudafrica, molte di queste attività che sono promosse dalle donne, condotte da donne, spesso in collaborazione con giornalisti uomini o all'interno anche di agenzie che non sono fatte solo da giornaliste donne, e sono delle iniziative che in qualche modo nella storia degli ultimi 30 anni hanno incrociato IPS, e quindi IPS come agenzia ha favorito e sostenuto un ambiente che fosse almeno favorevole anche alla formazione di giornaliste che in contesti che spesso non davano a loro molto spazio consentissero invece di diventare delle professioniste brave. Sono quelle che noi oggi troviamo a capo anche di iniziative, di agenzie, di strumenti dell'informazione che sono invece in grado ormai in maniera molto efficace di rendere la voce delle donne. Io ho collaborato con un progetto internazionale che si chiama Global Media Monitoring Project, è un progetto lanciato da un'organizzazione canadese ma che coinvolge 80 paesi nel mondo, nell'ultima edizione 108 paesi nel mondo, dove si va a fare monitoraggio dell'informazione. E ovviamente essendo arrivati alla 4ª edizione, quindi 20 anni di esperienza, ogni 5 anni viene svolto questo progetto, quello che si vede è che si è imparato molto, no? E che iniziano ad esserci dei segni anche di una, non solo di una presenza di giornaliste, di donne all'interno del mondo dell'informazione, ma che la loro presenza numericamente più rilevante trasforma anche i contenuti di quello che viene comunicato. Quindi le cose di cui si parlava 20 anni fa, abbiamo bisogno di più informazione sulle donne e migliore informazione sulle donne, almeno in questo settore, in alcuni ambiti che rimangono ovviamente non in media di mainstream, ma che comunque hanno una possibilità di esprimersi, le troviamo adesso insieme. C'è più informazione sulle donne e anche una capacità di fare meglio.
Io non posso far altro che ringraziare lei e Roberto Savio per questo interessante contributo dato ai microfoni di Radio Bue e la ringrazio anche per aver aperto uno scenario che probabilmente a molti non conoscitori del settore dell'informazione e della comunicazione potrà essere di aiuto. La ringrazio.